Chiara parlava, ho notato che c'erano alcune parole che ricorrevano. Ce n'era una all'inizio, no? E lei ha ripetuto, ripetuto, ripetuto. Ombra. Non so se avete fatto caso. Ombra, no? Tutto in ombra. Allora, è probabile che molte delle cose urbanistiche effettivamente sono in ombra. Perché è vero che, come dico anche nel libro, l'urbanistica, maledizione, è una lingua straniera. Un po' come la messa in latino. Ma non si capisce niente. E questo è uno dei problemi. E quindi alzo subito la bandiera, mea culpa. Cioè, sicuramente gli urbanisti, tutto questo casino, perché adesso noi parliamo dei sindaci, bla bla, e facciamo presto a dire sindaci, però gli urbanisti anche loro non è che in questi anni abbiano brillato portando folle di cittadini a pensare che il suolo bisognava salvarlo, che la biodiversità, che bla 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 bla. No. E molto spesso, come dire, è vero che questo mestiere si è ridotto a un mestiere notarile, con tutto il rispetto dei notai. Cioè, tu vuoi fare l'arcoporto, va bene, ti faccio il disegno, dico quanti metri cubi devi fare, arcoporto. E adesso io dico questo, non ho studiato il caso dell'arcoporto. Quindi sicuramente qui c'è un problema, e c'è un problema di una classe anche, che oggi deve rivedersi, anzi, avrebbe dovuto già farlo, intendiamoci. E quindi lo dico puntando il dito innanzitutto contro di me. E questo è importante. Però dopodiché ci sono tutta una serie di altre cose che sono accadute, ci faccio vedere alcune immagini, e c'è un'altra parola che credo che mi piacerebbe che voi scriveste, normalità. Perché accidenti, le cose che ci ha raccontato Duilio sono passate dal 67 in 50 anni. Cioè, sotto i vostri occhi, i nostri occhi, perché di storie come queste ce ne sono 8.000, una per ogni comune almeno, e sono passate sotto i nostri occhi come pura normalità. Un po' non capivamo, ma un po' quando capivamo, tutto sommato, questa roba qua, non so se la vedete, questa roba qua è l'ultima pagina di uno dei tanti giornali che distribuivano a Milano fuori dalla metropolitana. L'ultima pagina era "Ricerchiamo terreni edificabili". Ma io non ho mai visto nessuno prendere, strappare, tirare il giornale contro quello che glielo dava o scrivere delle letteracce dicendo: "Oh, ma ragazzi, attenzione, cosa sta succedendo? C'è il Pentagono immobiliare che è alla ricerca di campi". Se tu vedete lì dietro ci sono pure fiorito di giallo, adesso non si vede un tubo perché c'è la luce, ma pazienza, ve lo dico io, campo di colza. Cioè, no, nessuno si è lamentato di questo. Normalità. Investi in Macedonia. Finita la guerra, anni 90, la mia generazione l'ha vissuta, ero un ragazzo, quindi preoccupante, cavolo, cosa succederà, bla bla bla. Finisce la guerra, immediatamente investi in Macedonia. Anche questo, quarta pagina del giornale, questo qui è uno di quei giornali invece che compriamo. Vabbè, basta comprare e puoi stare dove vuoi. Anche questo ci pensate, basta comprare, stai dove vuoi, puoi dire le cazzate che vuoi. Allora, investi in Macedonia. Quali sono i vantaggi di investire in Macedonia? Due, ragazzi, due. Non ti faccio pagare le tasse, chiaro, no? E puoi costruire dove vuoi. Qualsiasi terreno vuoi, noi in 10 giorni te lo procuriamo. E quindi vedete, è sempre questo, tasse, suolo. Investi in Macedonia. Chi se ne frega se poi i lavori partono da qui, decollano, vanno chissà da dove, fa niente. Nessuno, eh? In quei giorni io sono sempre stato abbastanza attento, no? Se professore fare un tubo, quindi avevo un sacco di tempo. Vado attento a vedere se qualcuno si lamentava che erano usciti queste robe qua, no? Con quelle robe lì, no? Mentre noi qui facciamo fatica a raccogliere le tasse, ci sono pubblicità per dire ai nostri imprenditori: andate là che non si pagano, e il suolo è subito niente. Poi c'è di tutto, normalità. È vero, gli urbanisti parlano difficile, ma i costruttori quando parlano facile. Anche noi non ci indigniamo. Questo è un altro meccanismo che anche, guardate che questo meccanismo che adesso vediamo qua, fra 3 secondi io ve lo mostro nelle leggi. Perché poi, mutatis mutandis, che poi è sempre roba brutta, ma questa roba qui la vedete qui, e dopodiché con altre parole, con altre un altro lavoro di manomissione dei concetti e delle parole, le ritroviamo nelle leggi. Prima a tavola dicevamo: "Ma io sono stufo", qualcuno diceva: "Io sono stufo dell'urbanistica, tutte cazzate, tanto dicono una cosa e ne fanno un'altra". Beh, ha ragione, non ha torto. Però attenzione, secondo me è un po' sbagliatino immaginare che tutto il problema stia in quel recinto che si chiama urbanistica. Perché
Perché purtroppo molte cose, ripeto, le abbiamo sotto il naso e noi non ci indigniamo. Non prendiamo, come dire, tranne Duilio, che alla fine rimarrà da solo e sarà il rompiballe del gruppo, che scrive continuamente al sindaco, ancora Duilio che ci scrive. Come facciamo con Duilio che scrive sempre? Gli togliamo la penna, che facciamo prima, no? Allora, questo non può essere. È chiaro che questo è importante, perché o queste questioni mobilitano la comunità, voi siete già bellissimi e bravissimi, ve l'ho già detto l'altra volta, la mobilitano. Non è solamente uno che rischia di essere siccome uno solo, perché oggi noi siamo tanti, è giusto, anche se diciamo un'enorme cazzata, ma la diciamo in tanti, è giusta. Se io dico una cosa giusta da solo, è una cazzata, e non si capisce veramente perché. Allora, da questo punto di vista, lasciamo perdere di capire, dobbiamo alla fine, io lo dico sempre ogni volta che vengo a raccontare le cose con Matilde, la storia di Matilde è bellissima, a me è piaciuta tantissimo, l'ho pregata, perché poi come tutte le donne bisogna pregarla, no? Pregata una volta sola, vabbè. Alla fine abbiamo scritto questo libro, però alla fine, ragazzi, guardo voi, ragazzi, c'è il centro giovanile, ma alla fine, cioè, forse venite qua perché ci sta sotto il centro giovanile, e quindi... Però ragazzi, se la storia di Matilde rimane la storia di Matilde, abbiamo fallito. Avete fallito. Eh sì. Perché se la storia di Matilde diventa contagiosa, allora diventa la storia della valle. Domani alla provincia autonoma di Trento ne parlano, capiscono, la ripropongono altri sindaci. Allora abbiamo vinto. Se non avete fallito, abbiamo fallito. Sarà un tubo. Sì, ok, qualcuno compra il libro, compratelo per favore, e lo mette nello scaffale, ok. Se tuo figlio fa l'architettura magari glielo farai vedere, se ti dà una cazzata lo metti subito a posto, non può funzionare. Allora, le Dolomiti nella Bergamasca non ci sono, non esistono, sono mai esistite, e la frase in italiano addirittura sembra che è il costruttore a fare le Dolomiti. Ma pensate che roba, nessuno si è indignato, nessuno ha scritto ma che cosa scrivete, servono gli urbanisti? Per carità, potevano farlo anche loro, però come vedete poi le cose si imparentano tra di loro, no? Il piano che non si capisce niente, l'arcoporto è questo, sono tutti parenti. Non è finita, eh? Rivista, non mi ricordo se Meridiana, l'Italia o Air One, quando c'era ancora Air One. È chiaro che se questo è quello che vedi, quello che vedono le mie figlie, quello che vede il sindaco, cosa torna a casa? È chiaro che, come dire, gli usignoli non hanno i soldi per pagarsi la pubblicità di una rete ecologica. Che sfiga, scusate, però oggi ho scoperto che il turpiloquio ha anche i suoi motivi positivi, quindi poi vi mando un articolo se volete. Però voglio dire, è chiaro che c'è un problema di comunicazione molto forte, per cui noi abbiamo accettato che certe cose accadano. Poi capita che quando accadono sotto casa nostra, porca miseria, questo non me lo aspettavo. Ah, questo non va bene. Poi anche succedono anche questo, una cosa che mi ha molto stupito. Comune di Ronzone, siamo più o meno a confine tra qui e lì, tra qui e lì, Ho accompagnato una delle mie figlie, non mi ricordo quale campo, scout, non mi ricordo cosa, arrivo, una frenata, ho fatto, ho detto, come è possibile? Il comune che mette all'ingresso, vendesi terreni immobiliari, prima casa, poi noi sappiamo che le prime case, E vedete, e voi pensate che lì c'era scritto, sapete che quando, che se io scrivessi viva, mi scriverebbero un'altra roba, no? È una gara di spray, ma voi cioè, vedete, non c'è nemmeno quella penna scritto che cazzata. Ma adesso così, se sono un po' serio, io sono un professore, Però capite cosa vi sto dicendo? Capite cosa vi sto dicendo? Che i guai da dove partono? Io dico sempre, l'ho detto anche nel libro, i consumi di suolo. Io ormai mi sono convinto dopo 20 anni di studio che partono nella nostra testa, ancora prima delle norme, di tutte le robe che ha detto Duilio. Che sembrava, sapete che nei funerali si dice prega per noi. L'urbanistica è pazzesca, è noiosissima. Non Duilio, che è bravissimo. Però... perché il consumo di suolo, quando lo vedete in quei documenti, è già andato.
E purtroppo i sindaci mancano di coraggio. Matilde l'ha avuto, ma i sindaci mancano di coraggio. Ma un po' di questo coraggio gli manca perché gli manca un'altra C, cultura. Cultura. Non capiscono che quella roba lì è importante. E siccome non la capiscono, non riescono a raccontare ai loro cittadini come è importante. Non riescono. Ma non solo però, attenzione sindaci Porelli, perché tutti voi dopodomani se diventate sindaci vi ritrovate immediatamente in quella palta. Allora diventa un problema, ripeto, di tutti, non è solamente di loro. Lasciamo perdere queste cose, questi qua sono un po' di urbanizzazioni appena fuori dal parco, eh? Perché i parchi ci piacciono, così fuori facciamo le casette, vista parco le paghiamo un po' di più. E voi ridete, però anche qui nessuno dice ma cosa state facendo? Questo, voglio farvi vedere questo grafico, se qualcuno di voi vuole approfondire, un po' di questi grafici ci sono sul libro, perché poi siamo seri, facciamo di conto. Di fatto, se alcuni anni fa, nel 2008, abbiamo cominciato in Lombardia a parlare di consumo di suolo, perché mentre Matilde non ha dormito qualche notte perché ha rinunciato a 500.000 euro per la scuola, anch'io non ho dormito qualche notte perché un conto è bla bla bla. E far vedere le immagini che vi ho fatto vedere, discutere la mia opinione, ok? Voi potete uscire di qua dicendo ok, bravo, buffone, scegliete voi, va bene? E un conto è far di conto, tirar fuori un numero. Quando io tiro fuori un numero da studioso, se sbaglio, fine della trasmissione. Paolo Pilieri neanche dire può andare in pensione, neanche può dire andare a zappare la terra, troveremo qualcosa da fare. Però è questo, allora, però è importante e fa parte anche della sfida del nostro mestiere. Allora noi nel 2008 abbiamo detto, facendo di conto, siamo messi lì, la Lombardia consuma 13 ettari al giorno, giornali che poi già hanno 10, vabbè. E 12 avevamo detto, scusate, 12 ettari. Dopodiché la regione Lombardia si era molto arrabbiata, ma a quel punto non era più la mia opinione e la sua opinione, era un numero. Quindi o è un altro numero, caro mio, o se no... A questo punto sono parole, si è messa a far di conto, io dicevo 12, ha fatto di conto e è venuto fuori 13. 13. Panico. E da lì sono cominciato a fare un po' di cose. Allora, questo è anche importante perché dico sempre ai comitati, ok, discutere, benissimo tutto questo lavoro, fantastico, fatelo e sempre. Però cominciate a fotografare tutte le aree dismesse, misurarle, contarle in altri comuni, tutte queste storie, mettetele insieme, fate massa, perché questi sono fatti e questo è importante, ma è importante perché anche gli altri vedono. Quando vedi la consistenza delle cose, beh, ti appaiono, come dire, nella loro tragicità in qualche modo, no? E allora questo è importante. E a volte noi abbiamo fantastici telefonini con cui possiamo fare delle grandi cose. Guardate questo grafico, altri numeri che, come dire, sorprendenti. Reggete il sonno, però è importante perché alla fine dai numeri, come vi dicevo prima, non si scappa. Allora, questa è la linea continua fa vedere quanto suolo in Italia è stato consumato per insediare un abitante. Vedete, più o meno, guardate qua, nei comuni con tra 0 e 500 abitanti, per insediare un abitante 500 metri quadri consumato, 500 metri quadri di aree agricole, non tornano indietro, basta, fine, caput. Comuni tra 500 e 2000 arriviamo a 700 metri quadri e poi si scende. Cosa vuol dire quel grafico? Vuol dire che fondamentalmente, ahimè, controintuitivamente, più i comuni sono piccoli più consumano suolo. Porca vacca, neanche dire, no, la retorica paesaggistica, i piccoli comuni sono bravi, virtuosi, Porelli, aiutiamoli. No, perché è chiaro, la retorica del cemento, il conflitto di interesse, la corruzione ideologica, intendo, tra gli oneri di urbanizzazione che potevo incassare, il fatto che ero sindaco, poi ero presidente di quella roba lì, che poi ero vicepresidente di quella roba là, e questi casini qua, che poi mio zio ha la società di costruzione, quindi siamo 2000 abitanti. Sapete i 2000 abitanti quanti voti hai bisogno per diventare consigliere comunale? Più o meno 20. 20. Cioè, 20 decidi cosa succede nel futuro del tuo paesaggio.
con 20 voti. 20 voti, cioè, e neanche il numero di una classe, se hai mantenuto dei buoni rapporti tra le medie elementari del liceo, ce la fai. Ma ridete, ma capite il vulnus dove sta? Che si decide cosa fare di una risorsa che non si rigenera come il suolo con solo 20-21 voti. Ma com'è possibile questa roba? Ahimè, questo è possibile. E i poteri di un sindaco come Matilde sono gli stessi di un sindaco come quello di Milano, uguali. Non è che i sindaci, poi le città grandi tutto risolvono, non sto dicendo questo. Sto dicendo che però l'Italia è fatta al 70% da piccoli comuni, dove a me queste commistioni, queste corruzioni ideologiche, intendo, sono più numerose di quello che purtroppo pensiamo, dove la normalità, come dire, continua a campeggiare. La normalità è normale, quella cazzuola sul vassoio, è normale quella roba di prima. La linea tratteggiata è la medesima cosa, ma attenzione, di tutti i comuni che hanno consumato suolo quando neanche gli abitanti aumentavano. Metà dei comuni italiani, tra il 2012 e il 2015, la crisi era qua, come in qualche girone dell'inferno la merda era qua, la crisi era qua, eppure i nostri comuni continuavano, nonostante i cittadini se andassero via o morissero, a consumare suolo, quindi neanche lo chiedevano i cittadini. E questo è capitato in 3.893 comuni. Abbiamo un problema. O no? Perché nonostante stiamo facendo un sacco di cose da questi anni, 3.893 comuni, ma non tutti in Calabria, perché voi siete in Trentino, pensate di essere super virtuosi, no, ovunque in Italia. Andiamo veloci, lasciamo perdere, tranne una cosa, perché sono un po' di figure che poi fanno male, non dormite, mi spiacerebbe, quindi vi faccio solamente vedere una cosa che mi piace tanto sempre, ecco, guarda, solamente questo, non si capisce un tubo, vero? Non si capisce un tubo. E infatti non capisco un tubo neanche quelli che stanno scrivendo le leggi. Perché vedete, questo è un urbanizzato, questo è un urbanizzato, gioco delle differenze, tipo settimane di mistica. Dov'è la differenza? Qua. Lo vedete? Giusto? Cosa c'è sopra qua? Questa. È una stanza, chiamiamola così, no? Tanto per stare sempre nell'immobiliare. È una stanza vuota. Allora, quella tecnicamente si chiama area interclusa. Perché gli urbanisti insieme alla politica diventano dei giocolieri di parole. Allora la legge lombarda, veneta, emiliana, la proposta di legge nazionale, a un certo punto c'è un articolo che ad esempio dice, la legge si chiama stop al consumo di suolo, ovvio, no, perché se no, dopodiché al secondo articolo già passiamo col rosso e dice, beh, adesso, se consumi suolo nelle aree intercluse, facciamo che io non te lo conteggio. Facciamo così? Dai, facciamo così. Così, eh? Adesso io ve la metto giù così. Ma è scritto così. E nessuno, qui sì, soprattutto la classe universitaria, glielo dico, quindi non ho paura a dirlo qua, dico, cavolo, ma diciamo. Però attenzione che poi c'è, è sempre un incrocio, no? Lo raccontiamo nel libro, anche tra saperi e politica, perché queste immagini che vedete qua, io le fate vedere, lo dico sempre alla Commissione Ambiente del Senato, vicepresidente, meno male che non c'è il presidente Graformigoni, mi ha graziato, c'è il vicepresidente, e ho detto, ma voi sapete cos'è una interclusa? Ho fatto il professore noioso, sapete cos'è? Perché voi state approvando una legge che dice che, che non è consumo di suolo quella roba lì. Ma vi rendete conto? Se non lo sapete, non la votate, chiedete. Dopodiché però mi sono accorto che io ero stato audito in posizione 150, prima di me erano state audite più o meno, come dico sempre, ridendo un po', l'associazione delle mamme dei Chihuahua. Dico, vabbè, ma se questo è come considerate l'università e gli studiosi, addio, finito. Anche questo nessuno si lamenta. Anche di questi cittadini, purtroppo, quando c'è giustamente da condannare dei docenti che truccano i concorsi, ci mancherebbe, condanniamoli, però dopodiché ci permettiamo di dire che l'università non serve a niente, che i centri di studio in un paese non servono a niente, tanto si deve andare all'estero. No, è vero, dovremmo avere più considerazione anche di questa roba qua, faccio un'autopubblicità. Ma voglio farvi vedere questo, sapete? Non sapete cos'è questo?
Ah, ma i trentini qua, cosa fanno? Dormono. Centro giovanile, dovreste saperlo, eh. Cos'è questo? Ero convinto che voi all'occhio, tac, così. Questo non è l'Infano, eh. È l'Expo. Cioè, era prima del fattaccio. Sapete che l'Expo è stato l'Expo del cemento, del cibo, ma non so cosa dico. Del cibo, giusto? Queste cos'erano secondo voi? Erano armi. Vedete come passano le cose? Passano, passano. Abbiamo fatto 6 mesi di festa, di bagordi, di cibi internazionali, locali, ettaro zero. Adesso è uscita una legge che dice ettaro utile. No, è chilometro utile, scusate, non ettaro, è chilometro zero, chilometro utile. Poi, cosa sto chilometro utile, non lo so. E questo era... L'Expo si è appoggiato lì, eh? Eccolo qua. È lui, eh? Non è che io ho fatto dei fotomontaggi, peraltro non è un'immagine mia, ma un'immagine dell'Agenzia Nazionale della Protezione Ambientale, quindi l'agenzia del governo italiano. Non è un'immagine mia, il governo italiano con un pezzo faceva una roba, un pezzo faceva un'altra. Queste sono le varie cose. Peraltro, per inciso, il 2015 è stato anche il primo anno al mondo dedicato al suolo, ma comunque, lo stesso anno di Expo. Cioè, per dire, ed è solo il mio giudizio. Vedete come le cose... capita, no? Cioè, io non voglio sminuire nulla, però oggi noi giustamente siamo qua a piangere, voi siete qua a piangere, noi, perché se sparisce l'Infano è un problema anche per me, intendiamoci. Siamo qui a piangere l'Infano, ma attenzione, perché già la nostra disattenzione di oggi, chissà domani che cosa stiamo perdendo. Ma la nostra disattenzione culturale, renderci, tornare a capire che cos'è davvero una risorsa. Tutto questo, adesso non vi sto a tediare, poi con i miei studenti facciamo dei lavoretti, andiamo a vedere nei piani urbanistici, come ha fatto Duilio, eh? Andiamo a vedere in tanti piani urbanistici cosa succede. E succedono delle cose incredibili, sempre sotto la parola normalità. Questo è il comune di Leggiuno, Lago Maggiore, tanto perché così siamo fratellini, Lago di Garda, Lago Maggiore. 3.000 abitanti, quanti abitanti fa Torboli? Bene, adesso non so se qui non si vede un tubo, ma vedete queste aree che sono colorate? Ora non è che voglio farlo tardi, perché anche qui i giovanili stanno in piedi, sono tardi, ma insomma, se voi contaste quelle aree, sapete quante sono? Sono 89. Quando i miei studenti le hanno contate, ho detto 89 aree, cioè sul libro, così le ho comprate. 89 aree, cioè 89 aree, sono 200 famiglie circa in quel comune. 89 aree vuol dire che c'è più o meno un'area ogni due famiglie, giusto? E quelle 89 aree, attenzione, fanno tutte parte di un accrocchio che si chiama tessuto urbano consolidato, che la legge Lombardia ha approvato, trasformato. Se Milano fa una tangenziale, la farà anche Casalbuttano. Finisco con questo, e poi c'è una parola qua che devo ricordarmi di dirvi. Finisco con questo, perché questo è Somaglia. Non so se qualcuno di voi ha fatto mai la Milano-Bologna, no? Ma voi andate solamente sulla 22. Ma se qualcuno ha fatto la Milano-Bologna, Somaglia, per noi milanesi Somaglia non esiste, è solo un'area di servizio, diciamoci. Somaglia ovest, Somaglia est, per noi è quella roba lì Somaglia. Invece Somaglia è un comune col suo piano urbanistico. E allora Somaglia non vuole distinguersi dagli altri comuni, allora decide che questa è un'area di trasformazione, la vedete violetta, eh? Avete vista? Volete rivederla? Avete visto? Questa non è violetta, non è un'area di trasformazione. Però Somaglia non vuole, come dire, togliersi una possibilità nel futuro, un po' come voi con l'Infano. Allora, si mette, la chiama così, voi ridete, però questo è su scritto nei piani urbanistici, questa roba è seria, la chiama area cassaforte, ma la chiama area cassaforte nel 2014, non è una roba che arriva, come dice Duilio, dal 67, magari erano fuori di testa in quell'anno, voglio dire, no. Allora, area cassaforte, quindi vuol dire che l'idea di suolo alla fine, l'idea di area agricola, è ancora molto legata alla fine, da questo compromesso incredibile tra politica, cittadini, studiosi, urbanisti, tutti,
è molto legata a questa idea del soldo, della valorizzazione immobiliare, della fondiaria, di questa roba qui. E su questo bisogna avere coraggio, voglio ripeterlo, come voglio soffermarmi su una cosa che diceva prima Chiara, o non mi ricordo se Matilde o Duilio, perché sono un po' rimbambito. Ma che quando si parlava della provincia e dei comuni, no? Come dire, ah, in provincia ci sono delle belle parole, i comuni tentano di fare qualcosa, ma poi... Però io molto spesso mi sono accorto che alla fine, e questo è una colpa grave secondo me dei sindaci, che quando capiscono alcune cose non sempre poi vanno a pretenderle in provincia, pretenderle in regione. Molti sindaci ho detto, benissimo, fate così, scrivete una mail al giorno dicendo di generare una vera norma contro il consumo di suolo. Voi pensate che i sindaci lo facciano? No. E questa è una colpa grave. Questo sì. Perché se l'ascensore politica non funziona, l'ascensore politica ci vai dentro tu. Sei tu che schiacci il bottone. Hai voluto tu entrare nell'ascensore. Questo è importante. Perché i cittadini giustamente devono imparare a capire queste cose e chiederle al sindaco, ma il sindaco non può fermarsi, deve andare a chiedere più in alto. E questo non sta più accadendo da alcuni anni, e questo mi preoccupa molto. La parola finale secondo me è discontinuità. Cioè, quello che diceva Matilde è molto vero, modello di sviluppo. Quello che voglio dire con questa parola è dire che non può starci nel futuro quello che abbiamo imparato fino ad oggi. Non può starci. Non ci può stare. Il futuro è pieno, diventerebbe ancora più pieno di guai. Cioè, c'è bisogno di fare, come dire, una politica di discontinuità in questo campo. E qui ci vuole sicuramente coraggio, ci vuole l'appoggio dei cittadini, ci vuole capire il senso delle cose e riuscire a essere di nuovo capaci di costruire dei racconti visionari, avere delle visioni, delle idee grandi da riproporre ai cittadini. Grazie.